servizi che offrite per chi non ha casa, soldi, lavoro? Tanta paura e tanta agitazione dentro di me. Mi batteva fortissimo il cuore e non riuscivo a fermarlo. Quando toccava a me a dire le domande, avevo sempre paura se sbagliavo qualcosa, se non dicevo la giusta tonalità, ma comunque è andata benissimo. Come fai a trovare cibo e vestiti da dare a chi non li ha? Giornalisti per un giorno, con il preciso scopo di raccontare il mondo del volontariato attraverso domande mirate e mai banali. Così, dopo un periodo di formazione durato un paio di mesi, gli alunni della scuola primaria Pier Tommaso Caporali di Giovi si sono resi protagonisti della conferenza stampa nella quale hanno intervistato i rappresentanti delle differenti realtà aretine. Un'ulteriore tappa del progetto Giornalisti per i bambini raccontano il volontariato, promossa dalla delegazione CESBOT di Arezzo con la collaborazione del comune e nata per diffondere la cultura della solidarietà promuovendo lo scambio tra scuola e associazioni. Molti di questi bambini noi speriamo che diventeranno i volontari di domani. Per il momento noi speriamo di averli incuriositi su questo terreno. All'interno del percorso targato CESBOT sono state coinvolte anche le testate giornalistiche della città che all'interno delle proprie redazioni hanno aiutato i giovani giornalisti a preparare le domande. Anche la nostra emittente ha partecipato al progetto insieme a Sara, Samuele ed Eloisa. C'è stato un rapporto di do ut des tra le due parti che credo sia stata la cosa più divertente e più carina di questa esperienza.